da parte mia devo dire una vittoria sicuramente importante, con una risposta importante da parte della squadra dopo la partita di Venezia che era stata veramente molto mediocre. Oggi invece abbiamo messo in campo qualcosa di più sia dal punto di vista della determinazione, dell'attenzione. Abbiamo avuto due momenti un po' faticosi nel secondo quarto e all'inizio dell'ultimo quarto abbiamo avuto un altro momento in cui abbiamo fermato un po' la palla esagerando con le conclusioni da fuori. Poi il finale, insomma, una volta tanto si è andata dritta, non avete il canale del tabellone da tre punti, e dai qua, un'altra volta. Visto che eravamo stati molto fortunati nel finale punto a punto, invece questa volta è stata comunque un po' più di attenzione, più concretezza, anche in fase difensiva, onestamente. E questo alla fine ci ha premiato, io spero vivamente che faccia scattare nella testa dei miei giocatori quell'interruttore che quest'anno poche volte si è acceso dalla parte giusta. Qualche volta non ci ha premiato quando abbiamo giocato le buone partite, qualche volta abbiamo giocato veramente brutte partite come a Venezia, a Varese. Insomma, stavolta, ripeto, non può essere seguito Bologna, non avrebbe meritato perché partita comunque è stata molto in equilibrio, così insomma forse più avanti noi, però finalmente portiamo a casa un risultato importante, anche di un calendario per noi estremamente ostico, che ci ha proposto per due volte due trasferte consecutive, Varese Cantù prima e Venezia Bologna dopo, quindi trasferte difficilissime, poi abbiamo vinto solo questa. Comunque, ripeto, spero che per la mia squadra questo sia un segnale di ripartenza, come dicono al calcio. Altre domande? Ecco, guardando le statistiche paradossalmente si potrebbe dire che l'ha vinta in due. Ah, beh, insomma, dal punto di vista dei punti segnati, i due lunghi sono molto bravi sicuramente. Hanno beneficiato, secondo me, anche comunque di un lavoro abbastanza pesante che i piccoli hanno dovuto fare sia in attacco ma soprattutto in difesa, perché dall'altra parte il talento dei piccoli loro, anche la stanza in certi momenti di giorno anche io, ma soprattutto il talento dei piccoli era una chiave molto importante e faticosa, i miei lunghi sono stati abbastanza bravi poi a sfruttare la situazione. Sicuramente anche c'è da dire che comunque abbiamo bisogno di qualche riferimento un po' più preciso negli esterni durante la partita per non diventare troppo prevedibili, anche per questo abbiamo cominciato a sparare qualche tiro un po' troppo così senza senso, però oggi oltre a loro sicuramente la partita positiva, questo mi sono dimenticato di dirlo prima, ma è importante, la positiva di Vlahovic per noi è stata una chiave importante perché lui finalmente ha giocato per quello che noi ci aspettiamo che possa fare, come non aveva fatto purtroppo nelle ultime due partite, e quando lui è sano di rendimento sicuramente la squadra è beneficia, sicuramente. E quindi la strada verso la Final Eight è riaperta, se è tornato in corso? Ma va, c'è qualche risultato particolare, però forse a noi conviene, come dicono quelli più saggi, no? Per guardare una partita alla volta, perché abbiamo sciupato delle occasioni importanti, non abbiamo colto veramente, dico a Sassari, dico partite come quella di Cantù, non so, abbiamo la Siena in casa, veramente, quindi è meglio che stiamo là, facciamo questo, adesso abbiamo un impegno durissimo in casa con Brindisi, il calendario è durissimo per noi, per cui adesso invece che guardare troppo avanti, meglio che guardiamo a giovedì con Brindisi e dopo casomai cercheremo di capire se ci sono ancora possibilità. Va bene, signori, buon Natale. Grazie. Grazie.